Ah, in Italia oggi dobbiamo solo aprire gli occhi, le orecchie e il cuore per vedere l'ignoranza, dell'odio, del razzismo del governo di questo paese. Queste sono bandiere insanguinate. Il 5 Stelle e la Lega hanno una responsabilità che non è solo una responsabilità morale, è una responsabilità materiale di persone che sono in alto mare e che potrebbero star male, potrebbero addirittura morire, e loro per fare il braccio di ferro con l'Europa stanno giocando sulla vita di queste persone. Quindi sono bandiere insanguinate per questo. Voglio parlare con i giovani italiani, perché la mia convinzione è che questi giovani sono il presente e il futuro di questo paese. E la mia convinzione è che questi giovani sono nutriti dell'odio, sono nutriti delle rancune, sono nutriti della guerra, da ciò che viene insegnati. E Salvini sicuramente può parlare, ma deve dire la realtà sull'immigrazione. L'accoglienza in Italia ha fallito perché l'accoglienza è gestita malissimo ed è gestita per fare profitto. Se di accoglienza si occupassero invece che i privati, le istituzioni di prossimità che conoscono il territorio e che possono agire in legalità, perché noi sappiamo che in Campania ad esempio tanta parte dell'accoglienza è nelle mani delle organizzazioni criminali, allora l'accoglienza non sarebbe più un business per pochi ma una risorsa per il paese anche da un punto di vista lavorativo. Secondo me l'essere in piazza oggi in tutta Italia significa dimostrare che l'Italia è anche e soprattutto questo, che l'Italia non è fatta solo di persone che accettano questo tipo di politiche repressive o di chiusura dei porti, appunto, ma è fatta di gente che tutti i giorni ci mette la faccia, si impegna. Impegna il proprio tempo, la propria professionalità, da medici, infermieri, avvocati, operatori sociali, chiunque, per aiutare il prossimo, indipendentemente dal colore della pelle e dalla provenienza.